Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Forse la chiamerò Roblox News questo video, più che altro. Se sentite un po' di rumore che è il PC, perché chiaramente ho fatto un controllo anche col PC. Allora, sto facendo questo video. Sento sudato, vabbè. Sto facendo comunque questo video per informarvi che praticamente la mappa è Hobby Adve Escape Hobby Adventure. Io non so se gli sviluppatori vedranno questo video, se capiranno l'italiano, ma non funziona più. Infatti, ho registrato vari video. Cioè, uscì oggi un altro video da 22 della mappa, quella di Longest Hobby Remastered. Ne ho fatti un paio e ora volevo fare un video chiaramente per far uscire fra un paio di giorni. Anzi, dovrebbe essere forse l'ultimo video di questa mappa, di questa Escape Hobby Adventure. Ora, premetto, ho temuto quella cosa, ma non penso che sia che mi abbiano fatto questa cosa, perché se dovesse successa questa cosa, assolutamente io devo trovare un modo per contattare gli sviluppatori e dire che non ho fatto nulla, perché non ha senso essere bannato. Perché sì, allora apro Roblox, vado in questa mappa e praticamente esce tipo l'errore che sono stato tipo bannato, non bannato, non so se sia scritto bannato o cliccato comunque. Anzi, potrei ricontrollare, attimo che lo riapro, perché sì, ho testato questa cosa col PC dopo, però facendo un altro account e riprovando ad aprire la mappa, e non me la apre lo stesso, quindi non c'entra nulla, a quanto pare, l'account mio che aveva quanto riguarda le hack. C'è un problema proprio del gioco, della mappa. Allora, adesso lo apro e vi dico l'errore che mi spunta. Allora, l'errore che mi fa è: se è stato espulso da questa esperienza, you have been, e quindi bannato, tipo kicked from the game, codice di errore 267. Preciso che non sono che questa cosa mi è comparsa prima di tutto con l'account questo che utilizzo per fare video, ripeto. Ho temuto di essere stato quindi bannato, chiaramente, bannato in modo come dico, insensato, perché ripeto, sì, ho le hack, non lo so se nei video risultava attiva la hack, ma non l'ho usata, quindi perché devo essere bannato senza che uso le hack nella mappa? Che poi in certi video sì, dico di usare le hack, a volte mi incavo e dico che comunque devo riuscirci, devo usare, la prossima volta lo faccio con le hack. Ma non lo faccio poi realmente perché, ripeto, non è diciamo, io come dicevo comunque le hack le uso solamente in delle mappe in cui devo portare dei misteri, ma in questi casi comunque sono hobby e non vedo il motivo per cui devo usare il sistema di hack, quello dell'Arceus praticamente. Quindi non penso, ripeto, è improbabile sia stato bannato perché, ripeto, ricapitolando la situazione, ho fatto un altro account col PC stavolta. Faccio un nuovo account, faccio accesso, sul PC non c'è nessun hack, avendo fatto un account nuovo quindi non potevo essere bannato. Cerco la stessa mappa, la apro e fa lo stesso errore. Quindi lì per lì allora penso, per forza, è un problema della loro mappa, quindi non funziona. Non funziona. A parte il fatto che la certezza che questa mappa non funzioni, l'ho anche perché se la cercate non c'è nessuno dentro. Quindi come fa a non esserci nessuno dentro? Se non c'è nessuno vuol dire che c'è qualche problema con la mappa. La cosa assurda è che comunque lo sviluppatore ha aggiornato la mappa oggi. Cioè, dico, ha aggiornato la mappa oggi ma non funziona. Allora, se non che non funziona perché la sta aggiornando, cioè quindi sta facendo un aggiornamento di questa mappa e quindi non funziona per questo motivo, io penso che sia questo. Dovrò provare magari fra un paio di giorni a vedere se si risolve il problema con l'account, questo di qua che uso sempre, è quello nuovo, ma ripeto, quello nuovo non ha senso essere bannato perché l'ho creato su PC senza che ci sono hack, e essere bannato subito non ha senso. Ho provato ad aprire un'altra mappa dove sì, là sono stato veramente bannato, ve la dico comunque, non ho mai svelato, ma sì, in quella mappa ammetto che ho usato le hack, sinceramente non le sapevo neanche usare. Ma è successo, parliamo di un anno fa, magari, quindi ripeto. E io sono stato bannato solamente da quella mappa perché là si è usato le hack. Ma come vi dicevo, le uso le hack solamente in delle mappe che vi faccio vedere comunque nei video in cui devo fare le indagini, come quella di Mister Mistico. E la mappa che sono stato bannato è quella di Riccardo e Fication, praticamente. Questa mappa, aprendola con la Escape
questo account, questo tipo di studio per video. Infatti mi dà sempre e permanentemente l'errore tipo sei stato espulso da questa esperienza DTR o TDR, una cosa del genere, o DRT, una cosa del genere comunque. Però praticamente ho testato la stessa mappa, quindi questo è stato bannato col computer, col nu nuovo account. L'apro la mappa e mi fa un errore senza senso. In che senso? Sei stato espulso da questa esperienza perché tipo la tua età non è stata ancora verificata. Cioè, è assurda questa cosa. È assurda perché sì, vabbè, ho fatto questo errore, va bene. Chiaramente vado a verificare l'età, metto chiaramente il mio documento d'identità, mi faccio le fotografie per mandarle lì e mi verifico. Quindi sono verificato in questo nuovo account. Vado sempre nella mappa di Riccardo Fication, lo stesso errore, se sei espulso da questa esperienza perché tipo la tua età non sarà verificata. Ma mi prendi per il culo? Cioè, l'ho verificata e mi butti di nuovo fuori? Cioè, bello risulta verificata. La cosa assurda è che comunque la mappa di Riccardo Ficatone essere buggata perché poi ho provato ad aprire la mappa di Piggy, che è pure più 9, e me la apre. È assurda sta cosa. Cioè, secondo me è... ora riprovo ad aprire, vediamo se si apre adesso. Ma anche Riccardo Ficatone mi risultano 0 persone. Anche se cercando di aprirla col cellulare mi risultano online 3 persone. Vediamo se riesco a capire i server. Vediamo se mi spuntano, se ci sono persone nei server. Sì, infatti, nella mappa di Calife ci sono 4 persone unite. Faccio unisciti. Va o no? È tutto buggato letteralmente. Cioè, non posso neanche unirmi, ma è un server privato, quindi. Mi viene da pensare questo, aggiorno. Sono la 6, cioè ci sono sempre. Forse si è risolto? Forse si è risolto, vediamo. Provo ad aprirlo. Vediamo se è risolto. No, ancora non risulto verifica, cioè se state espulso da questa esperienza, your account age is not old and out to join. Vabbè. Comunque, adesso ricontrollo la mappa, quella dove sono bannato, così vi aggiorno. Cioè, qua posso fare un'aggiornata tipo tutto. Come, vediamo se si risulta nel Riccardo Ficatione adesso più persone. Sempre zero, ma è un bug perché, ripeto, risultano 6 persone guardando i server. Se guardi invece i server per quanto riguarda la mappa di Escape from Obi, non risulta nessuno. Vediamo se adesso risulta qualcuno. No. Nessun server è trovato, quindi per forza c'è qualche problema con la mappa, perché se non c'è nessuno vuol dire che ha qualche problema la mappa. La cosa assurda è che comunque anche qui non c'è scritto nulla, perché qua attivo 0, vediamo se Riccardo Ficatore cliccando così mi risultano anche le persone attive. Che là non, nel menu non mi risultano. Vediamo qua. Sì, qua per esempio risultano 6 persone attive su Riccardo Ficatore. Cioè, qua se faccio età, scopri di più. Ma il bello è che io l'ho verificata e non mi fa ancora entrare Riccardo Ficatore. Linea guida, ok. Cioè, è assurda questa cosa che non risulto ancora con l'età verificata tipo su Riccardo Ficatore. Se vado a controllare il mio account, logicamente, sicuramente. Comunque, il nuovo account è comunque un account di Monoob, si chiama The Lionel 2, quello che utilizzo per i video, The Lionel 4. E che cavolo devo fare? Devo fare così, devo andare qua, cliccare tre puntini, andare su profilo. No, ho fatto una cazzata, devo andare su impostazioni. O no? Aspetta, ho visto, processo rapido, no. Allora, impostazioni, vado su info account. E su Info Account, se vado a controllare, chiaramente già spunta qua The Lionel 13 più già, quindi la nascita 30, vabbè, quello che sia, indirizzo verificato, mi pare che l'età dovrebbe essere risultata anche verificata, se non mi sbaglio. Visibile a nessuno. In che senso visibile? Autorizzazione app, nessun controllo parentale disattivato.
E qua vado in esperienze consentite, tutte le esperienze sono ricercabili, le esperienze senza linee guida, beh, è adatto a 17 più e 17 più, quindi risulta quindi verificato logicamente. Vado su privacy, non c'è nessuna limitazione, notifiche, nulla. Sicurezza, vediamo se c'è qualcosa disattivato. Qua dove sono connesso, ma ripeto... risulta verificato, ripeto, non mi perdo altre in chiacchiere, ripeto, ma... ecco qua, scusate, qua. Personale, accettata di nascita, poi nel punto esclamativo, età verificata, quindi risulto verificato. Clicca qui per maggiori informazioni, voglio capire se aprendolo, non vorrei che perdano più tempo a verificare alcune cose. Modificato. Ecco qua, se la data di nascita dell'account è corretta, le impostazioni sulla privacy verranno aggiornate automaticamente a 13 più. E logicamente se vado su Roblox, non lo posso fare perché lo sto aggiungendo qua io, info account, sopra c'è dell'INAIL 2, 13 più. Quindi è verificata l'età, quindi non comprendo perché Riccardo Ficatti non mi faccia entrare. Quindi quella mappa è buggata, ripeto, non so se si sbuggerà. Oppure dovrei fare l'uscita e il riaccesso. Non ho provato a fare questa cosa. O forse l'ho provata, ma non cambiava nulla. Ma comunque, non aggiungo altro, già sto video sta durando decisamente troppo. Vi aggiorno se dovesse tornare di nuovo operativa questa mappa di escape e hobby adventure. Io spero che i sviluppatori vedano questo video. E se vi risulta tipo un ban da parte di un account che si chiama Delino nel 4, sono io. Comunque sì, non mi risulta ancora nessuno online. Provo a riaprire di nuovo questo account nuovo, ma non penso che mi faccia entrare ancora, risultato sicuramente bannato. E infatti stanno facendo lo stesso errore di prima. Boh, in caso comunque non so, cercherò forse magari di fare un video aggiornamento se dovesse risolvere il problema. Io penso che comunque con i video di Roblox mi fermerò con quelli che ho programmato, però se ne saranno 3-4 video. Perché ripeto, dopo volevo fare un video di questo, pianificarlo per un paio di, tra un paio di giorni, ma una volta che non funziona non posso fare niente per ora. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao! Seguiranno chiaramente aggiornamenti.